Buonasera, gentili telespettatori di Teleprima, Canale 91, e ben ritrovati alla seconda puntata del Tavolo della Domenica. Questa sera al tavolo con me il professor Paolo Calabrò, primario di cardiologia dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Buonasera, professore. Buonasera telespettatori. Per il professor Calabrò è un gradito ritorno qui negli studi di Teleprima e vorrei iniziare questa nostra chiacchierata chiedendo al professore la nascita dell'interesse verso la medicina e i suoi studi, i suoi lavori che l'hanno portata fino a diventare primario di cardiologia. Sì, grazie. Davvero è un piacevole ritorno qui nei vostri studi. È un po' tornare indietro con la memoria al percorso formativo che mi ha portato poi a specializzarmi in cardiologia. Ho studiato presso la Federico II, specializzato presso l'Università Federico II, sempre di Napoli, dove ho anche acquisito il dottorato di ricerca. In questo periodo, tra la specializzazione ed il dottorato, ho trascorso 3 anni del mio percorso formativo di ricerca e di pratica clinica negli Stati Uniti, in Texas, presso uno di quelli che sono un po' i centri storici della cardiologia, che è il centro cardiologico di Houston. Al rientro poi ho avuto il percorso formativo di ricercatore universitario in prima istanza, poi professore associato e poi professore ordinario di cardiologia. Come percorso assistenziale, un primo grosso periodo a Napoli presso l'azienda dei Colli, l'ospedale Monaldi, e poi da 3 anni, come diceva lei, come primario della divisione di cardiologia presso la nostra azienda ospedaliera di rilievo nazionale Sant'Anna e San Sebastiano qui a Caserta. Quindi diciamo come un cerchio che si chiude, il giro del mondo e poi è ritornato a Caserta. Professore, leggendo la classifica del World's Best Hospitals stilata da Newsweek, su 88 nosocomi italiani che sono presenti, nelle prime 30 posizioni solo due sono del Sud Italia, a San Giovanni Rotondo e il Policlinico di Roma, e in questi 88 solo due sono campani. Alla posizione 38 c'è l'azienda ospedaliera universitaria Federico II e alla 77 l'azienda ospedaliera dei Colli, sempre a Napoli. La domanda è perché, se c'è un perché in questo momento, della mancanza di Caserta e soprattutto se posso allargare il giro soltanto due ospedali della Campania in questi primi 88. Beh, soffriamo sicuramente un periodo non semplice, un periodo non semplice che non ha toccato solo il Sud, ma primariamente il Sud. Sappiamo come in questi mesi ci sia stata tanta discussione sulla possibilità che si sta ora dando alla nostra regione di poter rifornire di forze nuove tutto il comparto della sanità, che ha avuto una grossa sofferenza negli ultimi decenni. È qualcosa su cui dobbiamo ripartire, dobbiamo ripuntare, è un punto di partenza, ma ora lo dobbiamo vedere come una grossa sfida e quindi, pur non essendo contenti di questo risultato, lo dobbiamo vedere come uno stimolo per poter fare di più. C'è tanta eccellenza nella sanità, c'è eccellenza nella nostra azienda, Sant'Anna e San Sebastiano, e credo che dobbiamo puntare nel rafforzarla e nel farla anche conoscere ai nostri cittadini. Proprio appunto parlando della sua azienda ospedaliera, quali sono, diciamo, qual è la qualità del servizio sia del suo reparto che dell'ospedale in generale? In questi ultimi mesi abbiamo avuto un nuovo innesto di energia importante, che è la nuova direzione strategica, il direttore generale nella persona del dottore Gubitosa, la direttrice sanitaria, la dottoressa Annecchiarico, la direttrice amministrativa, la dottoressa Carrara. Sono persone che sono venute da alcuni mesi con un entusiasmo e che ci stanno trasmettendo un entusiasmo quotidianamente. Non c'è momento in cui non ci stiano a spronare e a dire che dobbiamo, perché possiamo, fare di più. Ci sono delle eccellenze all'interno anche della nostra azienda. Io posso parlare sicuramente dei reparti che sono all'interno del dipartimento, di cui mi onoro anche di essere il direttore, cioè il dipartimento cardiovascolare. Abbiamo una struttura di cardiochirurgia e di chirurgia vascolare che è in crescita, ci sono state acquisizioni e stiamo per acquisire anche personale nuovo sia nel reparto di cardiochirurgia che nel reparto di chirurgia vascolare, e credo che anche lì potremmo arrivare a crescere in modo importante. Posso parlare un po' di più anche di quello che sento come casa mia, cioè la cardiologia.
è una realtà anche qui in crescita e grazie davvero alla direzione strategica che ci sta dando forza, forza sia di personale ma anche forza di strutture. Stiamo facendo dei lavori per adeguare e ampliare quello che è il parco tecnologico della cardiologia come sala di emodinamica ed è qualcosa che sicuramente andrà a fornire eccellenza e maggiori possibilità di assistenza per il nostro territorio. Professore, lei giustamente citava quelle che comunque sono le eccellenze presenti in Campania, ma il presidente della regione Vincenzo De Luca ha stanziato fondi importanti, si sta investendo molto nella sanità. Lei ritiene corretto questo importante ammontare di soldi che vogliono essere utilizzati appunto per la sanità e focalizzandoci proprio su Caserta, in settimana è stato il sindaco Carlo Marino ad annunciare che potremmo dire forse finalmente ripartiranno i lavori per il Policlinico. Sì, questo è qualcosa in cui, come docente universitario che svolge la sua attività assistenziale nel territorio di Caserta presso l'azienda Sant'Anna e San Sebastiano, credo molto e spero molto. È qualcosa che ci dà un grosso entusiasmo. All'interno dell'azienda è una piccola componente quella universitaria, ma che abbiamo sempre ottenuto un'ottima collaborazione e integrazione con la componente ospedaliera e credo che la ripartenza che dovrebbe avvenire da qui a poco dei lavori appunto per la realizzazione del policlinico possa essere una tappa assolutamente fondamentale in questo iter. È qualcosa di importante anche per il territorio di Caserta, proprio per la realizzazione non solo di un policlinico assistenziale, ma anche di una struttura che sia in grado di fornire una possibilità di attività didattica importante nel territorio di Caserta. Professore, stiamo vivendo un anno particolarmente difficile, il Covid causa danni diretti ma probabilmente anche dei danni indiretti. Focalizzandoci su quello che è il suo argomento di titolo di studio, mi viene da pensare alle problematiche legate al primo lockdown, soprattutto smart working, gente a casa, aumenta lo stress. Se posso permettermi, si può anche magari fumare di più, si va più spesso, ci si distrae, si va il famoso sgarro al frigorifero. Ecco, questo può aver causato, e ce lo dirà lei, problemi di obesità, il che ha causato delle problematiche relative a rischi cardiovascolari. Beh, questo è un punto molto molto importante. Durante il primo lockdown abbiamo osservato sia sul livello locale, casertano e campano, ma anche a livello nazionale, abbiamo avuto l'onore di partecipare a una ricerca nazionale che poi è stata presentata e pubblicata anche a livello internazionale, proprio che è andata ad analizzare quello che è il trend degli eventi cardiovascolari nel periodo del primo lockdown, paragonandolo con quello che era stato lo stesso periodo in una fase dell'anno precedente, anno 2019. Ebbene, quello che abbiamo osservato è che vi era una riduzione importante degli eventi cardiovascolari, il che ci ha sorpreso molto. In realtà quello che abbiamo riscontrato è che c'erano meno persone che si venivano a ricoverare presso l'ospedale, proprio per la paura di infezioni e di contrarre la patologia Covid collegata, ma in questo non permetteva un corretto trattamento, in primis diagnosi in tempi giusti e poi trattamento di quelle che sono le patologie cardiovascolari. Nello specifico, per dare qualche numero, sia a livello nazionale che a livello locale, abbiamo riscontrato una riduzione di circa il 50% di accessi in ospedale per infarto del miocardio, per l'attacco ischemico importante al cuore. E questo chiaramente ha creato dei danni importanti, persone che purtroppo non hanno superato l'evento infartuale e quindi hanno avuto l'evento di morte a casa e persone che hanno avuto un superamento dell'evento infartuale senza ricevere quello che è il trattamento migliore per l'infarto. A proposito di questa situazione, come diceva lei, appunto, la gente magari anche per paura preferiva non recarsi presso i nosocomi, ma affrontando quelle che possono essere le problematiche, le correlazioni eventuali tra il Covid e le malattie cardiache, c'è questa correlazione? Soprattutto quali sono le eventuali comorbidità più frequentemente associate a complicanze da coronavirus? Sì, c'è una stretta correlazione tra coronavirus e la fisiopatologia, il meccanismo
che viene a interagire all'interno dell'organismo di un paziente colpito e affetto da coronavirus con potenziali problematiche cardiovascolari. Vi è un incremento di quelli che sono gli eventi trombotici, cioè la formazione di coaguli di sangue all'interno dei nostri vasi e quindi aumento di potenziali occlusioni dei vasi coronarici, cioè quelli legati al nutrimento del muscolo cardiaco, piuttosto che dei vasi principali che vanno a portare il sangue verso i polmoni e quindi avere eventi trombotici importanti. E sicuramente il rischio di avere altri fattori di rischio quali diabete mellito piuttosto che ipertensione arteriosa caratterizza dei pazienti ad elevato rischio cardiovascolare. E in questo caso, secondo lei, com'è possibile riconoscere queste eventuali problematiche? Bene, gli screening sono importanti. In questo periodo in cui siamo stati costretti purtroppo a ridurre le nostre attività ambulatoriali, proprio per cercare di preservare i pazienti da potenziali infezioni, quindi da non garantire l'accesso in ospedale, abbiamo dovuto ridurre quelle che sono le nostre attività di screening, però ci auguriamo di poter riprendere quanto prima. Abbiamo provato, e questo anche ulteriormente da ringraziare la direzione strategica, ad implementare quelle che sono le attività di consulto da remoto, quindi le attività di telecardiologia. È qualcosa di importante di provare a tenere comunque sotto controllo i nostri pazienti, anche se non facendoli accedere all'ospedale. In questo abbiamo implementato nello specifico anche nel nostro reparto una possibilità di consulto telefonico con i pazienti al proprio domicilio, proprio per non farli sentire abbandonati. Proprio su questo consulto volevo chiederle, ha notato se c'è stato un cambio di target di utenza, proprio magari di persone, mi viene da pensare, un po' più giovani che per motivi magari di prevenzione vengono a chiedere o a effettuare dei test al riguardo? Il giovane si sta preoccupando un po' di più in questa seconda ondata. Nella prima ondata credo che abbiamo avuto sostanzialmente una popolazione più anziana che veniva colpita da questo dal coronavirus e quindi il giovane si è sentito meno colpito. In questa seconda ondata ci sono stati, ahimè, casi anche di soggetti non particolarmente anziani, per non dire anche soggetti molto giovani, che sono stati ricoverati per problematiche collegate al coronavirus. E quindi effettivamente la preoccupazione anche nella popolazione più giovane è incrementata e su questo dobbiamo, lei ricordava prima, l'importanza del cibo, della nutrizione, aggiungerei della sedentarietà. Purtroppo abbiamo difficoltà oramai ad uscire, a poter fare attività fisica. Quello che spesso raccomandiamo un po' nei nostri pazienti, e sia quando li vediamo in ospedale sia quando li sentiamo a telefono, è di non fermare l'attività fisica e di continuare a fare attenzione a quello che è l'approccio di nutrizione corretta per i nostri pazienti. Che come sempre è molto importante. Volevo chiederle, la sedentarietà ha in qualche modo colpito, e lei ha citato il problema delle persone diabetiche, anche moltissimi anziani, la semplice uscita, andare a comprare il giornale, anche quelle attività magari, mi viene da pensare alle analisi al centro diabetico, è lo stesso ragionamento che magari può fare una qualsiasi persona in un ospedale, dice magari è meglio evitare di recarmi in un centro diabetico perché il rischio, sebbene comunque minimo, ma c'è di contrarre il virus. Questo mi viene da pensare può aver causato un peggioramento delle condizioni glicemiche, cui può esserci poi una correlazione con problemi cardiovascolari. Questo sicuramente rientra in quella attività di screening, se stiamo parlando di una popolazione non ancora affetta da patologia, piuttosto che di prevenzione secondaria, che è quello a cui lei accennava, nello specifico nel soggetto diabetico, nel fare attenzione a che non vi sia un disturbo della glicemia o una alterazione di quelli che sono gli organi bersaglio. E in questo dobbiamo fare tanto, ci auguriamo di poter riprendere quanto prima a fare attività anche presso il nostro ospedale, i nostri ambulatori, abbiamo rimesso su ora un iniziale accesso anche per i pazienti di urgenza differibile, ma che necessitano comunque di interventi di screening cardiovascolare importante. Su questo ci stiamo impegnando molto. Prima di proseguire la nostra chiacchierata con il professor Calabro, ci fermiamo pochi secondi di pubblicità, ritorneremo subito dopo lo spot. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus,
Un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Eccoci ritornati, il tavolo della domenica, con me il professor Calabrò. Stavamo disquisendo delle problematiche legate al coronavirus, immergendoci ancora di più nell'ambiente casertano e in quello che è il suo reparto. Volevo chiederle, da un punto di vista umano, prima di affrontare quelle che sono state le difficoltà del reparto, qual è stata la difficoltà più grande sua, personale, e anche la sfida che ha sentito in questi mesi? In qualità di primario e di direttore del Dipartimento, effettivamente è stata una sfida il poter contenere il rischio all'interno dell'ospedale, soprattutto di protezione per i pazienti ma anche per tutti i dipendenti dell'azienda. Tutti i collaboratori abbiamo instaurato sin dall'inizio, e grazie al supporto della direzione strategica, un controllo attento, uno screening attento dei dipendenti e una protezione attenta mediante l'impiego dei dispositivi di protezione corretti. Il Covid ha causato però dei danni, ha avuto problematiche relative, mi viene da pensare, a tagli di personale, che sono un po' anche le richieste che sono giunte dalla Regione? Beh, quello che c'è stato in realtà è stata un'attenta analisi di impiego corretto delle risorse. Abbiamo dovuto riorganizzare l'ospedale, sostanzialmente creando dei nuovi reparti che sono stati dedicati specificamente al trattamento dei pazienti Covid. C'è stata quindi una grossa ridistribuzione e, parlando perlomeno del personale del nostro Dipartimento, con una ampia, non sempre facile, ma ampia solidarietà tra i dipendenti, tra i collaboratori, e nel cercare di comprendere di poter dare una mano anche in un reparto differente da quello dove normalmente si svolge il proprio lavoro. Professore, in questa fase così delicata, siamo alle battute finali di questo 2020, in molti paesi è già partita la campagna di vaccinazione contro il Covid naturalmente. Allora io le faccio una domanda: è effettivamente la luce in fondo al tunnel, e se posso permettervi, lei si vaccinerà? Allora, la risposta subito alla seconda domanda, sì, abbiamo dovuto rispondere a una richiesta a livello regionale e quindi specificamente all'interno della nostra azienda sull'intenzione di accedere al vaccino, e quindi abbiamo svolto proprio entro mercoledì di questa settimana al riscontro di quali fossero le volontà di vaccinazione di tutto il personale. Sicuramente è uno strumento importante, ma non dobbiamo pensare che sia l'unica arma che dobbiamo mettere in atto. In attesa del vaccino, e l'abbiamo già fatto con sacrificio da parte di tutti, ma dobbiamo continuare a fare questo sacrificio, di rispettare quelli che sono il distanziamento sociale, l'utilizzo dei mezzi di protezione individuale e attenzione, questo lo dico soprattutto ai giovani, attenzione a quello che sono le frequentazioni, non mantenendo questo tipo di distanziamento. Ci avviamo a un periodo che è un periodo molto bello dell'anno, che è quello delle festività natalizie, dell'inizio del nuovo anno. Saranno delle festività natalizie molto particolari, nessuno di noi si sarebbe mai immaginato di doverle trascorrere in questo modo, ma credo che sarà un investimento importante il trascorrerlo in modo attento, perché ci proteggerà da quello che potenzialmente potrebbe succedere all'inizio dell'anno. Questo è un appello che, come sempre, rivolgiamo ai nostri telespettatori, in particolar modo, come diceva il professore, nel periodo natalizio. Professore, vorrei farle un attimo una domanda un po' più psicologica. Come diceva, un periodo particolare, nessuno si immaginava di vivere non solo il Natale, ma penso tutto il 2020 in queste condizioni. Lei sa che ci sono tantissimi suoi illustri colleghi che in tutto il paese rilasciano dichiarazioni, cercano in qualche modo di informare la popolazione. E volevo chiederle, ma secondo lei, se c'è diffidenza
nei confronti dei medici è aumentata visto il periodo pandemico, e in particolare su questo i social network sono un vantaggio informativo o uno svantaggio diffamatorio? Io non credo che sia aumentata quella che è un po' la diffidenza nei confronti degli operatori sanitari in generale, non solo dei medici. Perché credo che, faccio questa sottolineatura perché credo che tutto quello che noi riusciamo a svolgere in ospedale, nel nostro quotidiano, lo dobbiamo molto ai medici, ma moltissimo a quello che è il personale del comparto, al personale di assistenza sanitaria ed amministrativa. Quindi davvero mi permetto di fare un personale ringraziamento a tutti i collaboratori all'interno perlomeno della nostra azienda e nello specifico del dipartimento che dirigo. Per quanto riguarda l'impiego dei social, sono qualcosa di molto positivo, con potenzialità enorme, ma anche particolarmente, potenzialmente pericoloso. Dobbiamo fare una corretta informazione, io credo che questo tipo di informazione, e quindi ringrazio ancora per l'invito, questo tipo di trasmissione credo che sia l'informazione importante da dover divulgare, quindi ben vengano anche i social se riusciamo a divulgare un'informazione corretta, con grossa attenzione invece all'impiego dei social quando abbiamo informazioni non particolarmente corrette. Professore, nonostante la presenza del Covid, il mondo non si è fermato, la sua azienda non si è fermata. Dal 15 al 30 ottobre lei con la sua azienda ha organizzato il Cardio Update, un aggiornamento professionale, perché in questo momento, sia pur da remoto con tutte le precauzioni del caso, ma la ricerca, a proposito parlando di vaccini, è un risultato straordinario. Poter raggiungere questi traguardi in un solo anno, ma appunto la ricerca, l'aggiornamento non si può e non si deve fermare, se mi posso permettere. Assolutamente, l'abbiamo voluto fortemente. Questa di quest'anno è stata l'ottava edizione, è la terza da quando sono qui primario a Caserta, con la segreteria scientifica che ancora una volta ringrazio in modo importante, l'abbiamo voluta fortemente, l'abbiamo resa come evento digitale, virtuale, quindi con connessione da remoto chiaramente, invitando esperti nazionali e internazionali a discutere di 8 grosse tematiche in ambito cardiovascolare. È durata dal 15 al 30 ottobre e c'è la possibilità tutt'oggi di poter seguire da remoto in FAD asincrona, quindi in modo non in diretta, alla presentazione dei vari simposi. Questo è stato qualcosa che anche con l'azienda e con l'università abbiamo voluto fortemente mantenere, un momento di aggiornamento professionale per medici, ma anche rivolto a laici e ad associazione dei pazienti in ambito cardiologico. Citato l'università, ricordiamo che il professor Calabrò insegna presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Manvitelli. Naturalmente, tra tutte le difficoltà, presumo che soprattutto in ambito medico non si aspettava di dover proseguire una didattica così diversa. Al di là di tutto, le sta piacendo questo tipo di didattica? Se devo essere onesto, no, non mi sta piacendo molto, ma è qualcosa che dobbiamo utilizzare per garantire e mantenere quello che è l'informazione e la formazione dei nostri studenti. Però ammetto, non è un mezzo che amo particolarmente, perché viene meno quella che è la possibilità di interazione, che è cruciale e fondamentale nello stimolo verso lo studente. Lo studente, soprattutto in questi anni di formazione critica, che sono quelli dell'università, del corso di laurea in medicina, è una spugna che deve assorbire e ricevere quanto più possibile dai docenti, da noi docenti, e credo che l'interattività e l'interazione anche visiva, che viene meno decisamente in questa modalità, è qualcosa di importante che ci auguriamo di poter recuperare quanto prima. Sicuramente l'ambito medico è quello probabilmente più penalizzato da questa didattica. Certamente, perché quello che viene meno è poi la parte pratica, è la parte di frequentazione del nostro ospedale, del nostro reparto. Devo dire che gli studenti sono sempre stati molto contenti di poter frequentare, di essere esposti e vedere casi clinici dal più semplice al più complesso. Questo è chiaramente in questi mesi venuto meno, siamo stati bloccati da questo punto di attività, ci auguriamo di poterlo riprendere quanto prima. Professore, io vorrei farle fare un attimo un salto indietro nel tempo, vista anche quella che è la carenza di personale. Se lei ritornasse a essere uno studente appena laureato, scenderebbe in campo nella lotta al virus? E proprio ieri ne parlavo con due studenti che mi hanno
chiamato per appunto condividere un pochino la loro esperienza. Sono due ragazzi che si sono laureati con me nel mese di ottobre e attraverso bandi della Protezione Civile hanno iniziato ora a svolgere la loro attività e uno nello specifico anche presso la nostra azienda. Sono ragazzi pieni di entusiasmo e credo che è qualcosa di cui dobbiamo essere orgogliosi, fieri e molto contenti. Probabilmente i genitori, noi docenti, l'abbiamo trasmesso e credo che dobbiamo essere davvero contenti di questo. Professore, a proposito di didattica, è stata effettuata una ricerca che ha analizzato gli autori più citati in ambito scientifico. Ben 43 sono del suo Ateneo, è una grande soddisfazione. Sì, assolutamente, è una grande soddisfazione. Non ero a conoscenza di questa ricerca e devo dire mi ha reso diciamo, orgoglioso di questo fatto. È stato mio fratello a comunicarmelo ieri perché appunto era uscito questo risultato pubblicato sul Mattino e sono molto contento, sono orgoglioso di appartenere a questo Ateneo che tanto ha spinto in questi anni con il rettore, il professore Paolisso, che ha terminato il suo percorso di rettore qualche mese fa e ora con il nuovo rettore, il professore Nicoletti, che sicuramente continuerà a dare un grosso impulso, una grossa spinta a quello che è tutta l'attività di ricerca all'interno del nostro Ateneo. E credo che, ripeto, l'accordo che si è concluso in settimana per la ripartenza dell'attività di costruzione del Policlinico e di tutta l'area didattica della nostra Università presso Caserta, credo che sia un segnale assolutamente importante in questa direzione. Professore, lei ha completato i suoi studi con un dottorato di ricerca, leggo, in fisiopatologia clinica e medicina sperimentale. Ci può dire a che cosa sta lavorando in questo momento? Lei ha pubblicato tantissimi volumi con illustri colleghi, i suoi progetti futuri, ecco. E in questo momento abbiamo un paio di aree di ricerca su cui stiamo rivolgendo molto della nostra attenzione. In primis c'è tutto quello che è l'ambito della cardiopatia ischemica, dalla fisiopatologia, quindi da meccanismi molecolari attraverso i quali il cuore va a soffrire dell'infarto, dell'attacco cardiaco, detto in modo molto semplice, fino ad arrivare a nuove potenziali trattamenti e quindi con tutto quello che è l'impiego di metodiche nuove all'interno dei laboratori di emodinamica e di elettrofisiologia su cui stiamo lavorando molto in azienda. Un altro grosso ambito, lei prima parlava di alimentazione e obesità, è tutta una grossa ricerca che c'è nel campo delle dislipidemie, del colesterolo, e su questo con il nostro gruppo di ricerca stiamo producendo, anche partecipando a alcuni progetti nazionali, producendo dei dati interessanti attraverso l'impiego di nuovi farmaci, di nuove molecole che stanno dando grosse soddisfazioni nel trattamento di queste patologie. Professore, ne abbiamo parlato durante questa nostra chiacchierata, mancano pochi giorni a Natale, sono tante le indicazioni di sicurezza, il pericolo terza ondata c'è ed è presente? Io credo che c'è, senza dover fare terrorismo, però non possiamo essere incoscienti. Il pericolo c'è, l'abbiamo visto, comportandoci in modo attento, mantenendo il distanziamento, l'impiego delle misure di protezione individuale. Abbiamo osservato una riduzione significativa del trend di positivi all'interno della nostra nazione, all'interno della nostra regione e del territorio casertano. Abbiamo raggiunto oramai un indice di positività, cioè il numero di tamponi positivi rispetto al numero dei tamponi fatti, che si attesta oramai da alcuni giorni ben al di sotto del 10%. Le ultime due o tre giornate sono intorno al 6-7%. Sono numeri ancora alti, dobbiamo fare ancora attenzione, però se pensiamo che solo un mese fa noi eravamo intorno al 20% di indice di positività. Quindi è qualcosa che stiamo facendo attenzione e stiamo ottenendo dei risultati e credo che, ripeto, senza fare terrorismo, se continuiamo così potremmo continuare a ottenere degli ottimi risultati. Certamente sì, la curva è in abbassamento, si sta ancora lavorando per controllarla. Professore, un'ultimissima, anche personale, ha parlato di speranza, allora volevo chiederle come passerà il suo Natale e qual è la sua speranza barra auspicio per il 2021. Allora, trascorrerò il Natale in famiglia, ma in famiglia esclusivamente con la mia famiglia. E abbiamo una famiglia numerosa, quindi non ci mancherà la compagnia. Ci mancherà un po' sicuramente la compagnia dei nonni, la compagnia dei
dei cugini, dei fratelli. Come molti di noi eravamo abituati a trascorrere un Natale caotico, inteso come affollato, e purtroppo non lo potremo fare. Però credo che se veramente vogliamo bene ai nostri familiari dobbiamo fare questo ulteriore sacrificio tutti quanti. E l'auspicio è che non solo dobbiamo aspettare il prossimo Natale, ma già feste un po' più vicine le possiamo trascorrere con una maggior presenza fisica e non soltanto una presenza così emotiva rispetto ai nostri familiari. Professore, io la ringrazio per aver accettato il nostro invito e l'augurio non solo per le buone feste e per il 2021 che possa tornare e possiamo affrontare ulteriori argomenti il prossimo anno. Grazie a lei e grazie a tutti i telespettatori a cui rivolgo appunto gli auguri di queste buone e serene festività. Io personalmente, molto umilmente, mi associo anche a quello che ha detto il professor Calabrò durante tutta la puntata. Rispettate le misure che sono state imposte per la nostra e vostra sicurezza, mascherine, distanziamento, frequente igiene, e con la speranza che possa essere veramente un Natale molto più intimo, ma allo stesso tempo comunque caloroso. Io vi ringrazio per averci seguito, l'appuntamento con il tavolo della domenica si conclude qui, grazie per averci seguito, arrivederci.